Salve, sono Monica Fressoni, co-presidente del Partito Verde Europeo. Il 21 di settembre parteciperò qui a Bruxelles alla Marcia Globale per il Clima, che sarà un momento importante nel percorso verso Parigi 2015, che speriamo sancirà un punto fermo nella necessità di arrivare ad un piano ambizioso, ad un accordo ambizioso sul governo del clima e dei cambiamenti climatici. Per noi questo è un momento particolarmente rilevante perché fra circa un mese il Consiglio europeo, presidenza italiana, dovrà decidere sul pacchetto Clima Energia 2030, e cioè se vuole proseguire oppure no sulla strada di un'ambiziosa riduzione delle emissioni climalteranti, di aumento dell'efficienza energetica e di aumento delle energie rinnovabili. In questo momento infuria la battaglia qui a Bruxelles, i target vincolanti a livello nazionale non sono all'ordine del giorno, mentre invece noi riteniamo che questi obiettivi vincolanti di efficienza, riduzione delle emissioni ed efficienza e rinnovabili siano assolutamente indispensabili per garantire una transizione fuori dalla dipendenza dei fossili del nostro continente. La battaglia non è ancora finita e noi speriamo che il 24 di ottobre noi possiamo arrivare ad un accordo ambizioso sul clima, e speriamo anche che il governo italiano esca da questa situazione di eco-indifferenza nella quale il suo primo ministro Matteo Renzi purtroppo si trova.